salvato, che se devi andare oggi, dopo 4 giorni che è finito il blocco, ancora non ti danno i soldi. Devi trasferire i conti in asset, quindi vuol dire che asset di fatto non ha comprato BCS. Asset di fatto ha comprato il buono di BCS, perché ha comprato un ramo d'azienda. Allora, sono buoni tutti, anch'io sono buono. Non so quanto, perché hanno firmato in bianco la vecchia proprietà, perché su pressioni di azioni di responsabilità, dopo ore e ore di trattative, di riunioni, eccetera, con i commissari, da quello che ho saputo, erano lì che dicevano: guarda che le facciamo le azioni di responsabilità, guarda che andate a finire male, eccetera. Questi, dopo 7 ore che erano lì dentro, hanno firmato. E hanno firmato al buio. Asset ha fatto l'affare, perché Asset per il momento ha fatto l'affare, secondo il mio punto di vista. Perché Asset ha comprato tutto il patrimonio immobiliare e un ramo d'azienda, cioè tutto il buono. Andatelo a chiedere a quelle finanziarie che hanno i soldi lì, che non li tengono a garanzia dei crediti che aveva BCS, che secondo loro non sono esigibili, che gli stanno bloccando i soldi. Hanno cominciato con l'ispezione e li commissarieranno, perché questa è la nostra Repubblica, a parte il fatto che non tutela neanche l'iniziativa privata. Perché io dico, un organo di vigilanza, se ci sono delle irregolarità, deve intervenire, che è giusto, perché deve intervenire, perché oggi non ci possiamo permettere di fregare i risparmiatori. Io vengo dal settore finanziario, quando lavoravo io ero un promotore finanziario, mi sono state fatte tante offerte, però se non c'era autorizzazione Consob o un organo istituzionale, io non avrei mai preso in considerazione di andare a lavorare in una società che avevo il sentore che alla fine fregassero i soldi. Vedi vari Cultrera, vedi vari Marmonero, eccetera. Perché io le proposte le ho avute quando facevo il consulente finanziario. Quindi io dico, oggi di fatto BCS andrà in liquidazione. Secondo, diventerà una bad bank. Bad bank vuol dire banca cattiva. E poi mi stupisco l'indignazione, che è giusto che se ci sono delle responsabilità dei soci o azionisti o a qualsiasi livello di qualcuno di BCS siano perseguiti, perché è la legge ed è giusto che sia così. Gian Nicola Berti in consiglio, a mio modo di vedere, se è vero quello che lui dice, che se ne va. Se non viene fatto qualcosa a un soggetto che tra l'altro non so neanche dire, bravo, poi dopo vediamo nei fatti se lo fa. E allo stesso modo non c'è indignazione per dei soggetti che acquistano la banca, che a Forlì sono indagati e fra l'altro in attesa di rinvio a giudizio, dove Banca d'Italia si è costituita parte civile, non ci si indigna per questi signori che sono accusati di riciclaggio, quello che stanno accusando la Finproject, eccetera, sono accusati di riciclaggio e non ci si indigna. Ha fatto 3 mesi di galera in Italia. E dai l'autorizzazione a comprare un'altra banca. Ma siamo diventati matti? Io ho pagato sulla mia pelle per non aver vistato 3 camion tanti anni fa, mi hanno massacrato e qui non succede niente. Arrestati, neanche un'indagine a San Marino. E la mia non è una rivalsa, la mia è giustizia, perché qui bisogna essere giusti. E questo è il fatto principale. Allora, il caro Gian Nicola Berti, e chi è su, che si indigna su queste cose, si deve indignare e vergognare di non essersi indignato, scusate il giro di parole, per quello che hanno fatto con Asset Banca. Il 14 di febbraio.
sono anche abbastanza veloci, mi hanno notificato. Quindi vuol dire che qualcosa. Infatti era per capire, sono stato bene prima che gli interrogativi sono tutti in piedi, compreso queste dimissioni di Gemma. Di Gemma, è logico. Cioè, io Gemma. Questo tipo di